Comportamentismo. Una introduzione sintetica ma completa, una lezione classica, anche se non lunga come quelle dell'università, in cui però abbiamo i dati a livello di un corso introduttivo per studenti universitari o una presentazione rivolta, come classico di queste lezioni, a persone intellettualmente curiose. Vediamo intanto i riferimenti concettuali del comportamentismo. Sul piano storico, il comportamentismo ha rappresentato il modello teorico, scientifico, filosofico e ideologico più rilevante nella psicologia del XX secolo, del Novecento. Il principio di base del behaviorism, che vuol dire behavior, comportamento, behaviorism, in inglese suona come comportamentista, ma nello stesso senso in cui chi si occupa dei farmaci è un farmacista, chi si occupa della fisioterapia è un fisioterapista e chi si occupa del comportamento è un comportamentista, cioè in inglese ha minori connotazioni filosofiche che non da noi, è più una area di lavoro. E il principio di base del behaviorism è che tutta l'esistenza umana può essere descritta come un comportamento, il quale comportamento viene acquisito attraverso l'instaurarsi di condizionamenti, che sono il prodotto dell'interazione tra l'animale e il suo ambiente. È un punto di vista molto laico e molto particolare, per niente ovvio. I comportamenti, secondo i comportamentisti, possono essere misurati e studiati in termini scientifici oggettivi. Possono i comportamenti cambiare nel tempo, cioè non sono fissi, non c'è ereditarietà dei comportamenti in senso stretto, possono essere formati o educati con opportune psicotecniche, cioè esistono delle tecniche psicologiche che possono modificare il comportamento. Il comportamento è determinato da meccanismi inconsci, secondo i comportamentisti. Alcuni credono che l'inconscio non sia comportamentista, l'inconscio, che è un tema classico dell'Ottocento, è la base del comportamentismo, perché l'idea è che i comportamenti sono indipendenti dalla consapevolezza del soggetto. Il comportamento è dato dalle risposte della persona e non conta molto che coscienza ne ha. Il pensiero non può essere separato dal comportamento. Entrambi sono parte di una medesima mental machinery, meccanismo mentale, come la chiama Watson, di cui la coscienza è solo un sottoprodotto, un epifenomeno, si potrebbe dire in filosofia. Gli animali sono i soggetti sperimentali per eccellenza, poiché in loro il comportamento si manifesta allo stato naturale e senza interferenze da parte della coscienza o del linguaggio. Animali di tutti i tipi. L'uomo è un animale per i comportamentisti. Introspezione non presenta alcun interesse scientifico. I comportamentisti non sono interessati all'introspezione, mentre l'esperimento è l'unico metodo adeguato di conoscenza. Il comportamento è l'unico oggetto di analisi accettabile per una psicologia che voglia essere scientifica come la fisica. Il riferimento al comportamentismo è la scienza e in particolare le scienze naturali, la fisica. Scienza della natura, per cioè fisica, significa proprio scienza della natura. La condotta esteriore è la sola che chiunque può osservare direttamente, a differenza di quanto accade per la vita interiore. Quello che noi pensiamo, che sentiamo dentro di noi, non è verificabile all'esterno, al massimo con delle macchine, però allora è un comportamento manifesto. Se misuri il battito cardiaco, che magari accelera, io penso, per un'emozione, beh, questo è un comportamento, un fatto rilevabile, ma tutto il resto che mi passa per la testa sono fatti miei, diciamo. Il nostro stare al mondo, per i comportamentisti, coincide con una catena senza fine di associazioni stimolo-risposta. Le azioni, reazioni complesse sono solo una combinazione, un sistema, cioè il sommarsi di molti riflessi semplici. Una serie di riflessi si assommano, si legano, si collegano in una catena e producono le nostre reazioni più complesse, secondo i comportamentisti. Tutti gli esseri viventi nascono uguali. Questa è un'affermazione forte
caratteristiche del comportamentismo. La nostra mente è una tabula rasa, come avevano i latini che scrivevano sulla cera, lisciavano la cera su queste tavolette e riscrivevano di nuovo, che viene scritta dalla nostra esperienza attraverso l'apprendimento di risposte condizionate. L'esistenza di identità personali differenti, gli individui sono diversi tra loro, dipende solo dalle variazioni nelle storie individuali di apprendimento. Le variazioni tra le persone non sono caratteri strani, fatti che hanno ricevuto chissà da dove, sono solo che hanno avuto esperienze diverse. I condizionamenti ambientali favoriscono l'adattamento dell'organismo all'ambiente, secondo il modello dell'evoluzionismo darwiniano. Il comportamentismo è rigorosamente darwinista, in quanto selezionano le risposte attualmente più utili alla sopravvivenza dell'animale. L'idea è che i riflessi condizionati permettono all'animale di sopravvivere, meglio che senza averceli. Il comportamentismo coincide molto con i riflessi condizionati, tanto che la lezione sui riflessi condizionati riprende in parte questo. Il behaviorism è un movimento accademico, cioè tipicamente sviluppatosi in università, che sviluppa i classici modelli storici dell'associazionismo e dello strutturalismo, che sono due delle chiavi su cui nasce quella che viene chiamata nuova psicologia scientifica della fine dell'Ottocento, in chiave naturalista ed empirista, molto pratica, molto concreta, molto legata all'esperienza, focalizzando tutta l'attenzione della psicologia sulla ricerca sperimentale relativa al comportamento visibile. Il comportamentismo si richiama all'idea dell'uomo macchina, automatico e passivo, cioè che agisce nell'ambiente molto, però è passivo rispetto alle risposte ambientali, che impara senza averne necessariamente coscienza. Modo di vedere che è tipico dell'illuminismo settecentesco alla Lametri, che è l'inventore dell'idea dell'homme machine, dove la psiche è solo materia. La mente funziona come un marchingegno di reazioni condizionate che si collegano le une alle altre. Abbiamo già accennato, questa è proprio la chiave del comportamentismo e va ripetuta insistentemente. La coscienza esiste, ma al momento non è possibile e non interessa misurarla, per cui viene lasciata sullo sfondo. Non è che i comportamentisti non si rendano conto benissimo che esiste una coscienza, e anche una coscienza, certo, ma una coscienza soggettiva, è solo che non sanno come misurarla. E quindi non se ne interessano, magari un giorno, chissà. Il comportamentismo si propone come una psicologia generale, però di fatto è soprattutto una psicologia dell'apprendimento. Il comportamentismo viene generalmente associato ad alcuni punti di riferimento sperimentali maggiori, che in larga parte coincidono con l'idea del condizionamento, che è il lato, per così dire, metodologico sperimentale del comportamentismo, che ne è la chiave di lettura storica e filosofica, da filosofia della scienza, ecco. I punti di riferimento forti del comportamentismo sono una grande attenzione alla ricerca che utilizza come soggetti degli animali, non come obiettivi, con obiettivi di psicologia animale o comparata, ma proprio perché li considera perfettamente rappresentativi della mente umana. I comportamentisti studiano gli animali non perché siano interessati alla psicologia dell'animale, ma perché ritengono che l'animale sia l'esatta descrizione, più corretta ancora, dell'uomo, dell'essere umano. La legge dell'effetto, altro concetto chiave del comportamentismo, sviluppata da Thorndike e quindi particolarmente approfondita nell'ambito del riflesso condizionato, secondo cui, legge dell'effetto, l'azione che è seguita da effetti positivi viene ripetuta, mentre l'azione che è seguita da effetti negativi viene abbandonata. Può sembrare un fatto ovvio, ma la gran parte dell'analisi filosofica sul comportamento che precede il comportamentismo non dà affatto per scontata questa disposizione. I riflessi condizionati scoperti da Pavlov, vedremo meglio più avanti, il cane saliva, nel senso che produce saliva, sentendo una campanella, se in precedenza quello scampanellio era seguito del cibo. Vediamo il condizionamento in una lezione apposita, ma lo evoco qua. Questo è il condizionamento classico. Poi il condizionamento operante, sviluppato da Skinner, dove il ratto impara a tirare una leva se ne ricava un qualche cosa da mangiare, una gratificazione, di solito il cibo o l'acqua, anche se è assetato, di qualche tipo. Beh,
vediamo il fatto del comportamentismo come modello globale di lettura della psicologia umana. Nella prima metà del Novecento, cioè del XX secolo, il comportamentismo è l'ideologia ufficiale del movimento psicologico, di tutto, nel contesto sia del capitalismo statunitense sia del comunismo russo. Una cosa abbastanza curiosa, ma i due gruppi sono storicamente l'area occidentale-orientale, il blocco sovietico, il blocco capitalista, come venivano chiamati, sono contrapposti in mille cose, anche dal punto di vista ideologico, ma condividono assolutamente lo stesso modello psicologico. Behaviorism, che è il termine appunto usato, negli Stati Uniti, in buona parte significa interpretare ogni comportamento in termini di riflessi condizionati animali. In Unione Sovietica, dove il modello dominante almeno fino alla caduta del muro di Berlino, cioè fino agli anni Ottanta, l'Unione Sovietica e i paesi circonvicini costretti nel blocco di Varsavia, come si chiamava, sono tutti impostati così, con piccole eccezioni. Questo comportamentismo dominante non viene chiamato così perché il termine è capitalista degli americani, ma viene definito riflessologia, per cui si parla più volentieri di riflessi associativi. È una concezione fisiologista, cioè basata su una dimensione biologica del corpo, cerca di ricondurre tutto a qualche aspetto del corpo, che è fondata sul metodo oggettivo sperimentale e sullo studio delle modificazioni cerebrali. Per la riflessologia russa queste associazioni sono delle vere e proprie forme di collegamento che si creano materialmente tra i neuroni del cervello. Non entreremo nel dettaglio, ricordo che i grandi autori sono Sechenov, Pavlov e Becherev. Ricordo Sechenov perché in realtà è lui che inventa l'idea dei riflessi condizionati con un suo libro del 1863, da cui discende poi tutto il resto, cioè non è un'idea americana ma russa. Questo studio fisiologico del cervello e il comportamento come un prodotto della fisiologia del cervello. E poi Pavlov, che vedremo meglio un attimo più avanti, che premio Nobel nel 1904 proprio per questi studi che conduce sulla digestione negli animali e anche nell'uomo. E poi Becherev. Ma non ci dilunghiamo sull'aspetto sovietico perché il grande spazio del comportamentismo è la psicologia americana e indirettamente anche quella italiana, tutte le psicologie occidentali. Negli Stati Uniti molti credono che il comportamentismo sia, come direbbe il nostro Born in the USA, ma in realtà è nato appunto in Russia. Però nel periodo fra le due guerre mondiali, quindi sostanzialmente dagli anni 10 del Novecento fino agli anni 60, tutte e due le guerre mondiali e poi anche dopo, la grande maggioranza dei psicologi statunitensi, specie in università, tende a definirsi comportamentista per principio e per conformismo, mentre lo psicologo che non si dichiarasse tale rischierebbe l'emarginazione. Negli Stati Uniti degli anni 40-50 uno psicologo in università praticamente non può non essere un comportamentista. Ci sono comunque alcuni autori in particolare che vengono considerati costruttori dei punti di riferimento teorici e sperimentali del behaviorismo, termine che si usa anche in italiano, sono molti testi che parlano di behaviorismo, latinizzando. Gli autori che vedremo meglio fra poco con una scheda specifica sono Watson, Hall, Ilgard, Skinner e Wolpe. Questa è una buona rappresentanza. Il comportamentismo è dotato anche di un manifesto, quello che è considerato il manifesto del comportamentismo. Non tutti i movimenti teorici dispongono di un manifesto, il comportamentismo ce l'ha. Questo manifesto si chiama Psychology as the Behaviorist Views It ed è prodotto da Watson nel 1913. Si tratta in effetti di una conferenza che Watson tiene a Columbia, a New York, Manhattan, Harlem, e che però viene subito pubblicata sulla rivista di psicologia principale dell'epoca e quindi influenza fortissimamente tutto l'ambiente psicologico dell'epoca.
Ne vediamo alcune citazioni letterali per capire. Sono in realtà all'interno del manifesto del comportamentismo ci sono come due filoni separati. Di solito viene sottolineato il primo, ma in realtà c'è uno spazio analogo anche per il secondo filone che vedremo subito. Il primo filone è quello cui abbiamo già accennato, che è questo, virgolette. La psicologia, come la vede il comportamentista, è una branca sperimentale, puramente oggettiva delle scienze naturali, che ha bisogno dell'introspezione tanto quanto ne hanno bisogno le scienze della chimica e della fisica. Come dire, nessun bisogno, non ce ne importa niente, dice Watson, dell'introspezione. Il suo obiettivo teorico è la previsione e il controllo del comportamento, come nelle scienze. Previsione e controllo del comportamento, preciso. Il comportamentista, nel suo sforzo di produrre uno schema unitario generale della risposta animale, non ammette nessuna linea di demarcazione tra l'uomo e la bestia. Lo chiama proprio the brute nel testo. Quindi, uomini e bestie, stessa cosa. Dice ancora Watson come indicazione. Non usare mai termini quali coscienza, stati mentali, mente, contenuti, introspettivamente, immagini e simili. Si può dire tutto in termini di stimolo e risposta, formazione delle abitudini, integrazione delle abitudini e simili. Un'affermazione lapidaria di Watson è «Improvement in habit comes unconsciously». Lo sviluppo, il miglioramento delle abitudini e dei comportamenti viene inconsciamente. È mosso da un inconscio biologico, l'animale, quindi anche l'uomo. C'è poi l'altro lato della manifesto del comportamentismo, che è il lato invece operativo, pragmatico. Watson è un figlio del pragmatismo americano. La psicologia deve servire a qualcosa e il comportamentismo darà gli strumenti per essere una professione applicativa che altri possono scegliere di ingaggiare. Lo psicologo può essere ingaggiato per fare qualcosa di pratico, concreto, utile, raggiungere risultati. Questa è un'idea di Watson. Cosa per nulla presente in tutta la parte filosofica e in gran parte anche nella dimensione interpretativa della psicologia. Dice di nuovo Watson, nell'altra faccia del manifesto del comportamentismo che ricorre per tutto il testo. Chiedete oggi a qualsiasi medico o giurista se la psicologia scientifica gioca un qualche ruolo concreto nel suo agire quotidiano e li sentirete negare che la psicologia di laboratorio trovi un qualche posto nelle proprie procedure di lavoro. Cioè un professionista non se ne fa niente e invece Watson vuole che se ne faccia qualcosa e pensa in particolare a questa gamma di usi della psicologia, la pedagogia sperimentale, cioè educare la gente, la psicologia dei farmaci, in genere anche delle droghe, ma farmaci in generale, la psicologia della pubblicità, la psicologia giuridica, la psicologia dei test, la psicopatologia. Sono tutte aree, tranne in parte quella dei test che stava nascendo allora, come fatto professionale, tutte aree in cui la psicologia era come se non esistesse ai tempi in cui parla Watson. E dichiara Watson, proprio come manifesto programmatico, se la psicologia seguirà la strategia che io indico, l'educatore, il medico, il giurista e l'uomo d'affari potranno utilizzare i nostri dati in modo pratico. Questo è lo scopo del comportamentismo, di solito presentato come un fatto puramente scientifico astratto di base, ma in realtà nato per essere una professione pratica. In uno scritto del 1930 che si intitola Behaviorism, quando ormai il comportamentismo è diventato famosissimo, quasi 20 anni dopo dal manifesto, e Watson è diventato famosissimo e ormai è la psicologia anche della gente comune, è un libro che viene acquistato dalle persone, diciamo, nelle edicole delle stazioni. E Watson fa alcune affermazioni che sono poi state citatissime, sono forse le più famose affermazioni che Watson faccia. Dice il nostro, la personalità altro non è che il prodotto finale dei nostri sistemi di abitudini, habits, che si potrebbe tradurre, cioè in pratica è la traduzione delle mores latine, mores i comportamenti, gli usi, i costumi, la moralità, le abitudini. E afferma Watson, datemi una dozzina di bambini sani e ben formati
e un ambiente che sia strutturato sulla base dei miei principi. Io vi garantisco di prendere a caso uno di loro, uno di questi bambini, e di formarlo in modo tale che diventi qualsiasi tipo particolare che potrei scegliere. Medico, avvocato, artista, direttore commerciale, sempre in mente il marketing il nostro, e sì, anche mendicante o ladro. Indipendentemente dai suoi talenti, da inclinazioni, tendenze, capacità e vocazioni o dalla razza dei suoi antenati. Quindi un'affermazione molto forte, il comportamentismo è in grado di modificare la gente, di aiutarla possibilmente, e non dipende dalla razza delle persone, tutti gli uomini sono uguali. In questo c'è un'affermazione pesantissima per l'epoca. Negli anni 20-30 negli Stati Uniti, per dire, la popolazione di colore non poteva, i neri non potevano bere agli stessi rubinetti dei bianchi, non potevano prendere gli stessi autobus in gran parte, non in tutti, ma in gran parte degli Stati Uniti. Watson e il comportamentismo dicono non c'è nessuna differenza tra le persone. Questo è il lato molto democratico che viene visto nel modello comportamentista, perché è pesante per l'epoca, veramente. La prospettiva comportamentista, questo è il senso un po' di tutto questo, ritiene di dimostrare che l'essere umano è assolutamente duttile e può ottenere, con le applicazioni adeguate, qualsiasi successo o essere indotto a cattivi comportamenti dalle condizioni in cui si trova, ma che però sono comportamenti sempre rieducabili. Non c'è predestinazione, curiosamente, ma gli esseri umani possono sempre migliorare, anche peggiorare, ma la possibilità di migliorare resta sempre presente. Watson produce anche un esperimento molto famoso, che è il cosiddetto esperimento del piccolo Albert. Nel 1920 conduce con Rainer, che è una sua assistente, un rilevante esperimento sull'apprendimento di risposte emotive. Prende un orfanello di circa un anno, Albert. C'è anche chi è andato a rivedere tutta la storia, non entriamo nel dettaglio. Comunque lui prende questo, che era il figlio legittimo di un'infermiera, sostanzialmente, del brefotrofio. Prende questo Albert, nome di fantasia, e lo spaventa, specie con un forte suono improvviso prodotto alle spalle. Il bambinetto è lì seduto mentre sta giocando allegramente con un topolino o con altri cuccioli. Lo fa giocare con un cane, con un cagnolino, con un coniglietto, con tutta una serie di animali vivi, al bambino piacciono. Questo ragazzino ancora non parla, è piccoletto, ma nel giro di poche ripetizioni, in cui, quando si avvicina il cagnolino, il coniglietto, alle spalle Watson fa un gran rumore e il bambino si spaventa, nel giro di poche ripetizioni Albert è terrorizzato alla vista del topolino, con cui prima invece giocava, e in genere è terrorizzato da qualsiasi stimolo morbido o peloso che gli venga avvicinato, di qualsiasi tipo, e in parte anche a oggetti simili per colore all'animale alla cui paura è stato condizionato. Questa ricerca è naturalmente molto discutibile, è quasi impensabile farla oggi, perché chiaramente è una specie di cattiveria verso questo bambino, quindi non entriamo in questo dettaglio, che insomma meriterebbe lunga riflessione, però ha avuto un impatto enorme, perché viene proposta come una dimostrazione sperimentale del fatto che anche un'emozione apparentemente naturale e incontrollabile, come la paura, può nascere ed evolvere come prodotto di un condizionamento ambientale. Il bambino, spaventato dal rumore, ma anche da Watson che si mette su delle maschere, abbiamo un filmato che lo dimostra, lo presento di solito a lezione, ma insomma si può vedere, si può trovare, a volte Watson gli salta proprio quasi addosso con una maschera bruttissima in faccia. Il bambino si spaventa sempre. La paura quindi non è così innata, o perlomeno è innato magari il sentimento di base, ma può essere condizionata. Al successo di questa dimostrazione, che colpisce moltissimo, contribuisce il fatto che si tratta forse del primo esperimento ripreso in un filmato, cioè in realtà in tutta la psicologia del Novecento gioca molto il fatto di potersi far vedere in giro. E Albert è un bambino che viene visto da molti perché viene girato un film su di lui con questi esperimenti. Il condizionamento di Albert avviene appunto con il bambino che viene spaventato dal rumore o da questi mascheroni, mentre è lì che sta giocando e che si trova condizionato da questa paura.
Ricordiamo qualcosa sulla figura di Watson, che è veramente una figura centrale, con qualche notazione che è anche curiosa, ma che aiuta a capire anche l'atmosfera. Watson consegue il PhD in psicologia all'University of Chicago con una tesi sullo sviluppo psicologico del ratto. Questo è importante perché vuol dire uno che Watson è uno psicologo, nasce psicologo, non è un medico come Pavlov o come tanti altri, non viene da altre tradizioni di conoscenza, ma è proprio uno psicologo e che si laurea, fa la gran parte dei suoi studi più importanti all'Università di Chicago, che è un'università centrale per la sociologia, la psicologia soprattutto sociale e per tutto un modo particolare dell'intelligenza americana. E soprattutto che lui si forma studiando la psicologia del ratto, come tutti gli psicologi dell'epoca. Dal 1908 insegna a Johns Hopkins, importante università, dove sostituisce James Baldwin, che è uno dei più famosi psicologi americani, il quale era appena stato espulso da Johns Hopkins, poi emigra a Parigi e lì rimane fino alla morte Baldwin, per il fatto che era stato arrestato durante una rettata della polizia in un bordello. Allora, insomma, era considerata molto negativamente sta cosa. Baldwin, serissimo professore, viene trovato dalla polizia nel bordello e insomma l'università lo butta fuori e prende Watson. Però Watson a sua volta, nel 1920, viene espulso sempre da Johns Hopkins perché ha una relazione, lui che è già sposato Watson, peraltro con una sua studentessa da cui ha avuto due figli, intrattiene una relazione con Rosalie Rayner, che è la sua assistente nel filmato sul piccolo Albert. È abbastanza curioso perché nel 20 viene girato il filmato del piccolo Albert, uno può vedere la tipa, c'è un po' di gossip diciamo in tutta questa storia, e subito dopo viene espulso. Poi sposerà questa ragazza, divorzierà Watson, la sposerà e con lei vivrà successivamente avendo anche dei bambini. Quindi, grazie alle raccomandazioni fornite da Titchener, che è uno dei grandi padri della psicologia americana, ma che evidentemente aveva anche amici nel giro della professione, Watson va a lavorare presso la grande agenzia pubblicitaria americana J. Walter Thompson in Madison Avenue a New York, la patria della pubblicità. E nel giro di poco diventa vicepresidente della J. Walter Thompson e si dedica all'attività di pubblicitario, fa il pubblicitario tutta la vita e tra l'altro, così curiosità, inventa il concetto di coffee break. Noi diciamo sempre, facciamo la riunione, facciamo il coffee break, è un'invenzione di Watson, è un'espressione inventata che Watson sceglie per reclamizzare un caffè. Quali sono i personaggi, a parte Watson naturalmente, più autorevoli che hanno determinato la filosofia, lo stile, la ideologia del comportamentismo, della psicologia comportamentista? Prima di tutto dobbiamo mettere Pavlov, naturalmente, con il suo cane. Pavlov è professore all'Università di San Pietroburgo, poi Leningrado, oggi di nuovo San Pietroburgo, o Pietroburgo perlomeno, e premio Nobel per le sue ricerche sui processi digestivi nel 1904. Però non è formalmente un comportamentista, sai anche cosa sia il comportamentismo. Lui è russo, agisce prima di tutti questi, cioè di tutti questi, prima di Watson, 20 anni prima, 10 anni prima di Watson, e quindi non c'entra, è acquisito al comportamentismo. Però è lo scopritore padre nobile del riflesso condizionato ed è lui che ispira Watson. Watson si richiama esplicitamente, non solo Watson ma molti altri, a Pavlov per suffragare il modello teorico del behaviorism. Pavlov fornisce soprattutto un supporto sperimentale molto solido e pratico, concreto, alla convinzione di Sechenov, di cui si considerava allievo, era un allievo di fatto di Sechenov, secondo cui tutti gli atti della vita, abbiamo già citato come autore, compresi i processi psichici coscienti e inconsci, anche i più elevati, tutti gli atti nostri, mentali e fisici, non sono altro che un insieme di riflessi cerebrali associati tra loro. Nel cervello si creano associazioni fisiche, questa è l'idea di Sechenov e anche di Pavlov, che determinano il nostro modo di agire. Con l'avvento dell'Unione Sovietica, dopo la rivoluzione del 19, l'idea di questa idea pavloviana di una psicologia esclusivamente biologica e materiale, antispiritualista, non c'è nessuna anima, non c'è nessuna soggettività, c'è solo la risposta meccanica
di un corpo all'ambiente è vista come molto adeguata all'ideologia del sistema. È evidente che quello che si chiama materialismo dialettico va volentieri a braccetto con questa idea del comportamentismo, o perlomeno della reflessologia, per usare il termine russo. Altro personaggio rilevante è Thorndike. Thorndike è uno psicologo allievo di James, importante perché anche lui nasce psicologo, nasce studiando psicologia e si diploma ad Harvard con William James, il padre della psicologia americana. Ed è considerato spesso il vero padre, lui, Thorndike, del comportamentismo. Perché? Che cosa fa di così caratteristico? Che magari a noi può sembrare abbastanza naturale, ma per i tempi è rivoluzionario. Dedica la gran parte della sua ricerca, sin dal 1898 con la sua tesi di dottorato, al solo comportamento animale, considerandolo psicologia pura, e poi allo studio dell'apprendimento infantile. L'idea di utilizzare solo animali per la psicologia umana oggi ci apparirebbe davvero piuttosto strana. Se vuoi studiare psicologia umana, prendi degli umani. No, lui sceglie gli animali e dice: gli animali ci dicono sulla psicologia umana più che gli uomini. Cosa davvero curiosa, ma che per allora era del tutto convincente. Primo punto. Poi, Thorndike è il padre della legge dell'effetto, secondo cui, classica del condizionamento, che possiamo vedere meglio trattando il condizionamento, ma che è bene ricordare, secondo cui l'apprendimento consiste di un processo progressivo. Noi impariamo attraverso una serie di assommarsi di eventi, che è la base del condizionamento, che non avviene in un istante di solito. Quindi, in primo luogo ci sono prove ed errori, non solo, ma molto. Per cui, cosa succede? Che quando un'azione produce effetti positivi, viene reiterata. L'animale tende a rifarla. Quando l'azione produce effetti negativi, tende invece a venire abbandonata. L'animale tende a smettere. Faccio qualcosa, ricevo un premio, trovo da mangiare, ho una soddisfazione, la rifaccio. Faccio qualcosa, ricevo una punizione, ho un sacco di fame e mi trovo a disagio, tendo ad abbandonarla. Può sembrare ovvio, non lo è per niente, perché c'è tutta una parte della psicologia che non pensa affatto in questi termini, e soprattutto della filosofia. E soprattutto se si inserisce qualche cosa tipo una soggettività spirituale, un'anima che si aggiunge a tutto questo. Inoltre Thorndike che cosa fa? È un fatto non così noto, negli Stati Uniti famosissimo, però magari nelle nostre tradizioni un po' meno, costruisce la puzzle box, cioè un gabbiotto di legno che un gatto affamato impara progressivamente ad aprire con la zampa per raggiungere il cibo che gli viene offerto all'esterno. Un gabbiotto che lui costruisce nello scantinato nel basement di James ad Harvard, e che dentro a cui mette un gatto, c'è una maniglia, una cordetta, il gatto è affamato, sente che c'è del cibo subito fuori dentro un piattino, si ingegna e progressivamente impara a aprirlo. Impara ad aprirlo occupando un tempo per uscire, viene messo dentro e poi rimesso tante volte, occupando un tempo per uscire che diventa sempre più breve, con alcuni picchi più alti e più bassi, ma diventa sempre più breve, fino a che praticamente entra ed esce immediatamente. La cosa avviene progressivamente. Veniamo ora al caso di Skinner. Skinner, famosissimo, tanto che il comportamentismo, almeno a livello popolare, nei media, coincide con la figura di Skinner. In origine uno scrittore studioso di letteratura, non nasce come psicologo, ma si interessa alla psicologia solo dopo essere rimasto affascinato dallo scenario disegnato da Watson. Skinner è colpito dalla filosofia comportamentista, prima di tutto. Skinner non nutre alcun interesse per la teoria, di cui anzi diffida, non si fida per niente, pensa sia una cosa filosofica, un po' inutile, lontana dal suo pragmatismo. Però perfeziona le ricerche di Thorndike, dando loro una forma più semplice da cogliere anche a livello popolare. Realizza una versione tecnologica della puzzle box di Thorndike, che prenderà nome da lui, Skinner però, cioè si chiamerà Skinner Box, anche se è veramente la gabbia di Thorndike resa più fantascientifica per l'epoca, con cui dimostra che il ratto, invece che il gatto come nel caso di Thorndike, può essere condizionato o ricondizionato a comportamenti relativamente anche complessi, usando solo l'opportuna sequenza di premi o di punizioni.
Il ratto di Skinner concretizza molti concetti classici del pragmatismo anglo-americano. Sembra di vedere l'utilitarismo di Bentham, il genere degli inglesi da cui deriva gran parte della psicologia assieme all'associazionismo, l'edonismo, che è un'altra caratteristica, potremmo quasi dire da Epicuro in poi, di una parte materialista della filosofia, e persino il taylorismo, cioè il modello del secondo cui gli operai sono mossi dal desiderio di prendere lo stipendio e sono contenuti dalle punizioni che gli vengono date. Questa è un'ideologia molto forte all'epoca e a cui Skinner sembra dare proprio la prova scientifica. Poi è tutto da vedere questo, ma è un elemento importante nel determinare la filosofia comportamentista. Sostanzialmente, comunque, si può vedere come il ratto di Skinner fa qualcosa di più sofisticato del gatto che era nel gabbiotto, però sostanzialmente fa le stesse cose, anche se vengono studiate molto meglio, anche perché Skinner è sempre molto attento ad apparire come lo scienziato. Camice bianco, computer con fili intersecati alle spalle, metallo, tutta un'atmosfera da laboratorio scientifico come se lo immagina la gente. Il comportamentismo è anche una vision, come si dice. Skinner crede infatti in una filosofia, ideologia tutta basata sulla modificazione del comportamento e del pensiero. Non dimentichiamo che per il comportamentista pensiero e comportamento sono la stessa cosa, pensiero e azione si potrebbe dire, per cui cambia il comportamento, cambia anche il pensiero. Il ratto tira la leva, si presume che cambia anche il suo pensiero sulla leva e sul cibo. Nel 1948 Skinner pubblica il romanzo a tesi Walden 2, evocando Emerson, praticamente considerato da molti il maggiore intellettuale americano della storia americana, filosofo, poeta, eccetera, che aveva scritto un libro intitolato Walden o la vita dei boschi e che è il cantore e l'ideologo della dimensione utopica della frontiera, della speranza americana, il grande sogno democratico e così via. Non entriamo nel dettaglio, ma in questo libro, Walden 2, in cui Watson cerca di fare l'Emerson in seconda, descrive una società utopistica che grazie ai principi del condizionamento trova la felicità. Quando si dice che il comportamentismo è edonista, ricordiamoci che la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti si apre dicendo che tutti gli uomini hanno diritto alla felicità. In questo senso il comportamentismo dice: se tirerai la leva giusta, se lo farai bene, se avrai la fortuna di poter avere delle leve da tirare, avrai la felicità. Tra le righe. Skinner non è molto originale come ricercatore, ma negli Stati Uniti è considerato tra i maggiori psicologi del Novecento. Il suo lavoro con la Skinner Box non è che sia rivoluzionario. Quando Pavlov inventa il riflesso condizionato è veramente una grossa scoperta. Il nostro Skinner è un perfezionatore, però è stimatissimo. Attraverso Skinner, che è anche abile nel comparire nei media, rilasciare interviste, farsi vedere con le foto giuste, il comportamentismo viene spesso tradotto in una prova del fatto che gli esseri umani, animali, sono degli animali. Gli esseri umani per qualsiasi evoluzionista darwiniano, ma soprattutto per un comportamentista, sono spinti dalla ricerca della ricompensa e sono frenati dal timore della punizione. Negli Stati Uniti persino il sistema penitenziario è concepito in questa chiave. Negli Stati Uniti l'idea è che la prigione deve essere una punizione per il reo, non una riabilitazione, non importa niente, deve essere punito, è cattivo, non è lì perché è stato bravo e quindi deve essere punito. Questa è un'idea per noi un po' inquietante, però che è ben presente, perché l'idea è: l'essere umano è come il ratto, riceve un premio, va avanti, riceve una punizione, cambia. Questa è l'idea. Questo rappresenta un credo materialista, quasi monetarista: fai una buona cosa, ti arriva un gettone, tiri la leva, cade la pallina di cibo al ratto, che è molto vicino allo spirito della libera impresa, cioè le cose che funzionano portano denaro e vanno bene per tutti, un po' alla Adamo Smith, e anche però all'idea marxista per cui l'economia domina il mondo, cioè tutto è economia, tutto è riconoscibile alle leggi dell'economia, cioè guadagni e perdite, se guadagno funziona, se perdo non funziona,
se tiro la leva e cade il cibo bene, se tiro la leva mi arriva la scossa male. Che questo sembra andare dal livello più piccolo al livello più generale della società con uno schema comune. Vediamo ora il caso di un altro comportamentista molto importante della tradizione statunitense, che è Hall. Hall è un ingegnere minerario in origine. Poi diventa professore di psicologia generale alla University of Wisconsin-Madison e poi a Yale, è il grande psicologo di Yale. Nel 1933 Hall pubblica Hypnosis and Suggestibility, che è uno dei maggiori testi sull'ipnosi, ma anche della ricerca comportamentista, perché è un testo assolutamente sperimentale, basato su un'ampia serie di esperimenti condotti dal suo gruppo di 20 giovani ricercatori, vi dà l'idea che cos'è la ricerca ipnotica nell'ambito americano, tra i quali l'allievo Milton Erickson, lo ricordo perché per quel lato lì è una grande tradizione, che Erickson studia con lui lì e fa ricerca, fanno ricerca assieme. Nel 1943 pubblica il testo The Principles of Behavior, che è un testo molto concettoso sul comportamentismo. Hall, di fatto, è il comportamentista americano che dedica maggior impegno alla teoria, cioè a una sistemazione logica e concettuale approfondita per la ricerca sul condizionamento. Fa moltissima sperimentazione, anche se una parte enorme è dedicata all'ipnosi, che è un tema apparentemente un po' inconsueto per un comportamentista, per uno studioso, insomma, di psicologia, almeno in Italia, negli Stati Uniti è normale, ma secondo lui è necessario, per poter fare della buona ricerca sul condizionamento, avere anche una concezione solida sul piano intellettuale e filosofico, cosa che invece a Skinner importa pochissimo. Hall è meno noto a largo pubblico sicuramente, ma molti studiosi lo considerano il vero punto di riferimento per il comportamentismo intellettualmente più solido, cioè il comportamentismo come punto di vista è sicuramente molto più Hall che non quegli altri. Vediamo quindi personaggi forse un po' minori, ma comunque sempre molto rappresentativi per completare il quadro del comportamentismo. E quindi abbiamo Hilgard. Ernst Hilgard, detto Jack per gli amici, è in origine pure lui un ingegnere ancorché chimico. Poi però diventa professore di psicologia sperimentale, cioè generale sperimentale a Yale e a Stanford, che è il luogo dove lavora di più, cioè in California. Conduce anche, in collaborazione con la moglie Josephine Rohrs, molte ricerche sperimentali sulle risposte comportamentali volontarie e involontarie. Nella ricerca sperimentale statunitense, volontaria e involontaria vuol dire usiamo l'ipnosi, e fornisce in particolare una quantità di contributi scientifici allo studio e alla pratica dell'ipnosi delle personalità multiple. Produce anche il più importante manuale di psicologia che venga utilizzato nelle università degli Stati Uniti, in cui espone, lo uso anch'io peraltro nei miei corsi di psicologia generale, in cui espone compiutamente tutti gli aspetti della disciplina, anzi è molto attento nell'aggiornarla anche con tutte le novità non necessariamente comportamentiste, però il tono comportamentista di fondo, l'attenzione al comportamento visibile, alla registrazione puntuale dei dati, il dare poca importanza a interpretazioni di fantasia, tutto questo si sente in questo libro, che è prima di tutto un libro sulla psicologia sperimentale, tutta la psicologia sperimentale, non solo il laboratorio, però ha qualcosa di comportamentista. Quindi Hilgard non realizza lavori particolarmente significativi sul condizionamento, ma su altri temi più che altro, però fornisce un contributo determinante al radicarsi di queste idee, di questo tono, di questo mood comportamentista un po' in tutta la formazione di base degli psicologi. Vediamo infine l'ultimo degli autori che citiamo per completare il quadro del comportamentismo, che è Wolpe. Wolpe è un medico di origine sudafricana, il quale poi diventa professore a Temple University a Philadelphia, Pennsylvania. Lui è il fondatore della terapia comportamentale, che chiama anche reflex therapy o behavior therapy, o meglio ancora behavior modification, modificazione del comportamento. Nel 1958 in particolare pubblica Psychotherapy by Reciprocal Inhibition. Prima di lui era ben poco presente, parrà strano vista da oggi, a tanta distanza di tempo, a relativa distanza di tempo, nell'ambito della psicologia non c'era l'idea di utilizzare i principi del ricondizionamento per superare il disagio psicologico. Praticamente un'invenzione della fine degli anni 40, anni 50, in particolare, non solo, ma certamente in modo molto rappresentativo, da parte di Wolpe. Gli psicologi non si occupavano di psicoterapia fino agli anni 50, zero proprio.
qualcuno di si occupava di bambini svantaggiati, quelli che noi chiamiamo oggi così, ma qualcuno, se no proprio non esisteva nel quadro della psicologia, era una cosa per psichiatri. Il nostro Wolpe, fra le altre tecniche, sviluppa la desensibilizzazione sistematica progressiva o systematic desensitization attraverso l'inibizione reciproca inhibition. Non sto a entrare nel dettaglio perché il tema è più tipico dello studio sui riflessi condizionati di cui il behavior modification è in certo modo parte, almeno un po', ma sostanzialmente il soggetto viene posto per via suggestiva, vuol dire che glielo si suggerisce, si dice pensa una situazione tranquilla e facilmente la suggestione è ipnotica, in una condizione di rilassamento che di per sé è incompatibile con l'ansia e poi viene indotto ad avvicinare o nella fantasia immagina adesso che succede questo, questo e quest'altro che ti avvicini all'elemento fobico, per esempio, vari aspetti dello stimolo inquietante fino a che lo stimolo torna ad essere neutro. Questa è l'idea, utilizzare il modello del condizionamento per aiutare la persona a ritrovare una condizione più serena e a togliere quelle connotazioni di risposta ansiogena a una serie di stimoli che di per sé non sono ansiogeni per niente, ma che lo sono diventati nell'esperienza personale di quella persona. Cosa ne è del comportamentismo oggi, anni 10 del 2000 avanzati? Diciamo che dagli anni 60 in poi il riferimento al comportamentismo in psicologia si riduce notevolmente, benché la vocazione per la ricerca scientifica oggettiva resti naturalmente ben viva. Non è che se non si è più comportamentisti non si pensa e non si dà enorme importanza alla misurazione di fatti oggettivi e alla sperimentazione. Diciamo che nell'ultimo quarto del Novecento gran parte dei comportamentisti si converte alla nuova parola d'ordine cognitivista, che diventa relativamente dominante nell'accademia, chiaramente. Attualmente il mainstream universitario, come si dice, cioè la corrente principale, ma anche il corso principale della città, il mainstream universitario, ma anche professionistiche in buona parte, si definisce spesso e volentieri come cognitivo comportamentale. Dico sempre anche ai miei studenti, voi dichiarate di essere degli scienziati cognitivi. Io ho collaborato alla fondazione del Centro di Scienze Cognitive dell'Università di Torino, quindi lo dico con ammirazione, rispetto e un po' di ironia, ma è meglio se voi vi dichiarate scienziati cognitivi, vendete di più che non se dite altre cose. Ci si propone quindi generalmente in psicologia oggi come eredi di Pavlov, Watson, Skinner, Hale, insomma di tutto il classico comportamentismo. Rispetto a quel comportamentismo lì, comportamentismo classico, però il cognitivismo moderno, il modello cognitivo comportamentale, recupera l'attenzione per la coscienza, che invece fa parte solidamente del cognitivismo, intesa specialmente come elaborazione cognitiva. Questo è il concetto, cognition, modo di elaborare la conoscenza. Ed è spesso connotata dal riferimento ai miti del computer, il computer come il grande orologiaio del XXI secolo, per dirla alla Newton, che ci spiegherà tutto della meccanica del mondo, anche se un'elettronica del mondo, e delle neuroscienze, l'idea che noi abbiamo in testa un computer elettronico sotto forma di un sistema nervoso. Questi due, che sono in larga parte dei miti scientifici, naturalmente non è che siano dei fatti concreti, però sono i riferimenti su cui si gioca la partita oggi della psicologia, mantenendo tutto il ricordo della dimensione comportamentista, ma ormai vedendola in questa forma di uomo come elaboratore di informazioni, non più semplicemente uomo, essere umano naturalmente, uomo, donna, eccetera, non più come semplice strumento, meccanismo che risponde automaticamente a degli stimoli esterni in modo meccanico, ma li elabora in modo elettronico.